Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Luna. Nell'episodio di oggi ci avventuriamo assolutamente verso il vulcano Uela, che credo si acceda da lì su, perché stavo guardando un attimo la mappa e dovrebbe essere lì su. Ragazzi, sono veramente contento di portarvi la nuova prova del fuoco. Wane, non mi ricordo come si chiama, comunque cercheremo di dare il massimo. Sì, infatti, si accende. Ecco, infatti, vedo anche le barriere lì, quindi per forza qua è la prova. Sarà veramente bellissima. Wow. Oh, c'è una Pokéball. C'è una Pokéball, prendiamola. Cos'è? Dun 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 dun. Oh, se si trova già un'iperpozione significa che sarà difficile. Oh, un'allenatrice. Non me l'aspettavo un'allenatrice qua. Cosa ci fai tu qua? Stai facendo il giro delle isole? Così dicono. Ok, adesso affrontiamo questa allenatrice che manda in campo Miao. Suppongo, ecco infatti che è Miao normale perché lei è vacanziera, quindi va in giro. Ok, buttiamo giù questo Miao velocemente. Ah, ecco, veloce appello, ti pareva. Va bene, dai, cerchiamo di sbrigarci perché voglio assolutamente andare a fare la prossima prova, che sembra veramente una figata. Poi la prova del fuoco, vuoi mettere? Buttalo giù. No, di poco. Vabbè, spennata. Spennata is the way. Vabbè, morso, adesso tentenno, guarda. Perché non mi sto zitto? Mamma mia. Ok, domanda del giorno, ragazzi. Qual è secondo voi la mossa più odiosa di sempre? Secondo me, morso, tentenno sempre. Quindi domanda del giorno, mossa più odiata da parte vostra. Più odiosa, insomma. Fatemi sapere nei commenti. No, niente vita al tiro per Erpanzer, perché non mi interessa. Ok, un po' di soldi che non fanno mai schifo, anzi. Oh, sento i fischietti con le robe lì, che carino. Eccoci. Oh, guardami. No. No, c'è già la prova. Aspetta, se è la prova dal fuoco, io non mi fido manco per niente. Tanto lo so che siete malvagi e mi mettete qualche Pokémon fuoco contro, quindi io metto Spirit primo. Che so scemo. Ti vedo, eh. Benvenuto. Il mio nome è Kawe. Studio l'antica danza tradizionale di Alola con i miei Marowak. La mia prova è piuttosto diversa da quelle che hai affrontato finora. Ma non per questo ti tirerai indietro, giusto? Certo che no. Cosa devo fare durante la tua prova? Inizia la prova. La mia prova richiede spirito di osservazione. Dovrai individuare le differenze tra la prima e la seconda coreografia di danza. Oh, madonna. No! I Marowak che ballano! No, non è vero. Non ci credo. Ok, due sono speculari e uno al centro, così. Ok, vai con la prossima. Che bomba! Quello al centro. Ok. Tanta bravura merita una sfida. Addirittura! Addirittura! Lo sapevo. Lo sapevo che ho fatto bene a mettere Spirit primo. Quanto siete... Madonna, quanto vi prevedo. Dai, almeno mezza vita, cioè. Vorrei ben vedere. Corpo funesto di Marowak. No, ha messo fuori uso la mia mossa. No, questo è brutto. Vabbè, fango sberla. Penso che vada bene lo stesso. Ni. Vabbè, scende la precisione. Colpo coda manca. Malvagio. Dai, missa ancora. Missa ancora. No, è entrata. Vabbè, colpo coda. Ma che me frega. Chissà che livello si evolve in Mudsdale. Ma direi intorno al 30, dai. 28-30, secondo me. Non più tardi. Se si evolve più tardi, più che altro è un problema per me. Ah, un bel po' di esperienza, saliamo a livello 19. Stitch sarà al 20. Ah, ok, pensavo stesse evolvendo. Marowak era così contento della tua risposta che ha deciso di concederti l'onore di una lotta. Secondo quesito. Ok, guardiamoli, sono tutti più o meno in pose simili. Ok, tranne quello a destra che ha soltanto una mano fuori. Mi stai prendendo in giro?
Cosa c'è di diverso prima? Montanaro. Montanaro viene avanti. Ma stai scherzando? Oddio, che strano! Sembra uscito da tutto il reality l'isola. Non so il perché. Magmar! Bello. Cosa gli facciamo a Magmar? Beh, facciamogli battiterra, dai. Turbofuoco, sei cattivo. Battiterra. Ed ecco fatto, un po' di danni che non fanno mai schifo. La velocità diminuisce. Mi entra turbofuoco perché sei malvagio. Io ti faccio fango sberla perché sono ancora più cattivo. Muah, buttato giù. Sai quanta esperienza mi dà Magmar? Bel po', eh. 600, sono tanti, eh. Oddio, che faccia! Che faccia! No, è zozzo! È lurido, questo? No. Cosa devo fare? Questo? No. È questo! Ok. Ah, ti do anche qualcosa da mangiare, dai. Qualcosa del tuo colore c'è, eh? Vabbè, arancione, dai. Non è propriamente il suo colore, però. Ok, ha mangiato. Andiamocene. E adesso? Il Montanaro era così contento della tua risposta che decise di concederti l'onore di una lotta. Va bene. Bene, siamo arrivati all'ultima coreografia. No, vabbè, c'è il Montanaro. Cosa ci fa il Montanaro? Cosa ci fa quel Pokémon lì? Sospetto. È sospetto di brutto. Sì. Tanta bravura merita. No. No. Di già. Contro il Pokémon dominante. Di già. No, non ci credo. Salazzle. No. No, 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 no. Non ci siamo. Non ci siamo. Ok, allora. Madonna! È di 1000 livelli sopra di me. Attacca Lite, cosa fa? È vero che non posso spammare. Non posso spammare. Ah. Ah, finita così. È finita così. Cioè, io ero preoccupato. No, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Perché è stata così semplice? Va bene. Alleluia. Ciuf ciuf, si sta evolvendo. Era ora. Tom 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 tara. Tan 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 tara. Tan 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 tan. Charge a bug, ok. Bello, bello. Quindi abbiamo Chargeabug in squadra. Perfetto. Registrato. Cioè, abbiamo già finito la prima prova. Cioè, la prima prova, la prova. Sottocarica. Dici sottocarica. No, a me non interessa sottocarica. Non te la faccio imparare. Ok. Oh, incredibile, davvero eccezionale. Non solo sei riuscito a cogliere ogni minima variazione della nostra danza, ma hai anche battuto il temibilissimo Pokémon dominante del vulcano come se niente fosse. Chi se lo aspettava? Ti affido il Pirimun Z, che il Pokémon dominante ha lasciato in dono per te. Quindi me lo prendi davvero? Me lo dai davvero? Wow, che bello. Prova completata. Tadadam. Bellissimo. E questa è la posa per sprigionare tutto il suo potere. Che strano. Ha! Grazie Marowak, avete fatto un ottimo lavoro.
Ma io non posso catturarlo, Marowak. Tieni, voglio farti un regalo. Ti saranno utili se incontrerai dei Pokémon che ti farebbe piacere avere in squadra. Tan 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 tan. Velox Ball. Questo è utile davvero. Charizard! No, mi sento male. Mi ha dato Charizard. Mi ha dato Charizard. Cioè, io posso volare adesso. Adesso dobbiamo scendere a parlare con l'assistente. Madonna, possiamo volare. No, però io non volo, col cavolo che volo. No, io vado a sinistra. Ok. No, aspetta. No, c'era qualcosa. C'era roba di Zygarde. Carbonella. Quella è utile. No, non c'è nient'altro, mi sa. Dentro al vulcano andiamo da Heatran, anche se non c'è Heatran. Però c'è un casino di erba. Aspetta. Oh, 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 MT. C'è una MT. E che fai? Non lo prendi, Cubone? No, ma io ce l'ho già un Pokémon. Cioè, diventerà spettro. No, non voglio prenderlo. Non voglio prenderlo. Diventerà spettro, no. No, no, non posso prenderlo. Poi ce l'ho già il Pokémon Terra, quindi mi servirebbe solo il fuoco. Ah! Roccia tomba. Onestissima come mossa. Poi di tipo roccia, quindi fa i suoi danni. Chi c'è qua? Perché c'è un Montanaro qua? Cosa sta guardando? Boh, vabbè. Vabbè, io lo sfido, ma che me frega, dai. Da 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 da. Non c'è montagna che non si possa scalare. È il motto dei montanari. Motto montanari. Andiamo bene. Roggenrola. Roggenrola è roccia a terra. Non mi ricordo. Ah! Roccia a terra. Oppure entrambi. Boh. Nel dubbio, batti terra. Ignorante al punto giusto. Ok. Bah, neanche tanta esperienza. Poca roba. Matchup, vabbè. Poca roba anche questo. Almeno alleniamo un po' Spirit, che ci servirà secondo me. Poi bastone. Tentenna. Era esattamente ciò che volevo. Chissà se tentenni di nuovo. Se tentenni di nuovo, figata. Calcio basso invece no. Calcio basso, se non mi ricordo male, è low kick. Dovrebbe fare danno in base alla... al peso del Pokémon su cui la usi. Preveggenza. Spirit è stato identificato. Non mi ricordo cosa fa preveggenza, di precisione, impreciso di cosa fa. Però, boh. Nessuno che sale di livello. Andiamo bene. Ok. Adesso... aspetta, controlliamo qua se c'è qualcosa. Ah, Pokémon selvatici a go go. Magby. Un bel Magmar. Oddio, mi sta allettando. Ah, devo resistere. Ho già tutta la squadra scritta, decisa. Non posso. Non posso cambiarla, devo tenerla, la voglio. Qua c'è qualcosa? No. Non mi sa. Ma sta tornando davvero prima? Mi sa proprio di sì. Oh, oh. Pokeball. Tan 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 tan. Antiscottatura. Ah, you ever bet. You better well heal. Cos'è questo? Oh, dove sono? Ah, sono all'ingresso. Ah, bene. Allora me ne vado. Ciao. No. Un altro. Devo assolutamente curarmi. Magby. Wow. Ok, io scappo. Tentativo di fuga fallito. Dai, ti prego, scappa, scappa. Chiama aiuto. No, è vero che i Pokémon normali chiamano aiuto. No, no. Ah, Dio mio. Quanto odio ste cose. Mi tocca sprecare un'imperpozione e poi spammare un battiterra. Bracciere. Va bene. Borsa no. Lotta. Battiterra. Sì, battiterra. Su tutti e due, no?
Ok, muro di fumo, ovviamente adesso misso perché se non misso non è... Non sono io. Due, mi raccomando, a due a due mi raccomando perché se ne fai solo uno poi non vale. Attenzione, entra comunque, ce ne freghiamo altamente. Doppio one hit KO, mamma mia. Stitch sale al 21, Panza al 30, al 23. Tutti che salgono di livello. Anche se a sto giro abbiamo solo charge a bug di diverso. Oh, eccolo qua, guarda un po'. C'è la tipa. Oh, il Prium Z. Questo vuol dire che hai superato la prova di Kawe. Complimenti. Bene, ora puoi passare. La prova del capitano Ibis si tiene nella giungla ombro... Nella giungla ombro... nella giungla ombro... Ombrosa. Si arriva continuando per questa strada, lungo il percorso 8. Ma io non lo so perché a volte non riesco a parlare, raga. Strano, vero? Oh, ciao! Strano questo posto. Oh, c'è un sacco di cose da fare. Cioè, aspetta, un attimo, Aspetta, ma qua posso pescare? Bomba, si può pescare. Non ha bocca, no. Che te devo dire? Riproviamo. Ah, ma quindi posso pescare solo in un determinato punto. Che brutto. No, così non mi piace. Oh! Grande perla. Va bene. Me ne vado. Fermo lì, allenatore. Chi è? Non è vero mai, Acromio! Scusa, sono stato un po' brusco. Mi chiamo Acromio e sono uno scienziato. Sto studiando le capacità dei Pokémon, in particolare come sviluppare appieno il loro potenziale latente. Credo che la chiave sia il legame tra Pokémon e allenatori. Per questo mi interessano particolarmente gli allenatori come te che hanno stabilito un legame con i propri Pokémon col ciondolo, col bracciale Z. A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami. Frozen, me lo ricorderò. Per rendere memorabile questo incontro voglio regalarti una macchina tecnica. Magnifico. Cioè, abbiamo appena trovato... Pazzesco. Pazzesco. Questo gioco è migliore di quanto pensassi. È proprio meglio. Eh no, mi ha visto. Mi vedono comunque. Sono inevitabili a sto giro gli allenatori. Proprio inevitabili. Ok. Proseguiamo. Bonesweet! Ma è la prima volta che lo trovo in sta run. Lotta. Facciamo. Vedi che non ho messo l'altro Pokémon primo. Dovevo mettere Rowlet. Ma che Rowlet? Daxio, Dexio, non mi ricorderò mai come si chiama. Dovevo troppo impegnarmi per ricordarmi sti nomi. Cioè, siamo quasi a più di 800 Pokémon, mi sa. Mamma mia, raga, ma come facciamo a ricordarci tutti 800? Spennata. Ok, buttato giù. Tambrick, chi è? Ah, l'evoluzione di Pikipek, mamma mia. Osceno proprio. Spaccaroccia. What? Diventai tipo lotta? Non mi pare. Sì, infatti non mi pare che diventi tipo lotta. Vabbè, facciamo un'altra spennata, va. Trespolo. Oh, madonna. Adesso inizierà a spammarlo come se non ci fosse un domani. Perché è nabbo. Vabbè, anche se lo spamma vinco io. Perché non si cura abbastanza rispetto a quello che gli tolgo. Quindi gli faccio sempre un pochino in più. Ok, adesso ti curi per l'ultima volta, probabilmente. Ok, sì, infatti, ultima volta che si cura, spennata per l'ultima volta. E ti butto giù. Livello 26. Abbiamo vinto contro questo qua. C'è una Pokéball, io voglio prenderla e la prenderò. Iperpozione.
Ok. E dai, però, me l'ho fatta apposta. Madonna, ma siete proprio piazzati lì. Oh, guarda, ci sono le bacche. Possiamo prenderle. Sarebbe una cosa bella. Nicole, giovane speranza. Madonna. Miltank. Ok, Miltank è tostissimo, tipo da buttare giù. Rotolamento, ecco, inizia a spammarlo già. Super spam di rotolamento. Ah, ma noi abbiamo. Ah, non abbiamo l'abilità quella di Masdale che ci fa pompare la difesa. Oddio, ha due abilità. No, non è vero. Mente locale. No, non ci credo. Non ci credo. Ho il Masdale sbagliato. mi farò il Mazzel sbagliato. No. No, raga. Sono triste. Tristissimo. Adesso fa buon latte come minimo. Dai, non farlo. Non fare buon latte. Ah, oh, meno male. No, godo. Almeno non mi ha fatto l'attacco. Ok, dai, buttiamolo giù. Andiamolo KO questo Miltank fastidiosissimo. Dai, missa la prossima mossa. Missala. Buon latte! Spam! Sì, vabbè, come faccio a buttarti giù? Certe cose proprio ti perseguitano nel tempo. Guarda, ti mando Erpanza, perché sono sicuro che Erpanza ti fa il posteriore a tarallo. Aia. Sì, vabbè! Un quarto, cioè un quarto, metà vita con un attacco. Sei proprio indecente. Tentenni, e ora... Mossa Zetagon! Iperscarica furiosa. Che bomba. Il potere Z circonda Erpanza come un'aura. Iperscarica furiosa. Sciottalo. Oddio sì. Oddio sì. Mo. Te lo meriti. Pazienza. No, non mi interessa. Livello 21 per Ciuf Ciuf. Ho visto che c'è un centro Pokémon lì giù. E ho visto soprattutto una cosa interessante. Ovvero che non c'è nessun puntino rosso strano. Quindi è laggiù il puntino rosso. E sarà un'altra prova. Ma io dico che per l'episodio di adesso è tutto. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ragazzi, ricordatevi come sempre la domanda del giorno che trovate qui sopra. Un bel mi piace per supportarmi. Noi ci vediamo quindi nel prossimo episodio. Dove andremo ad affrontare, suppongo, l'ultima prova di quest'isola. Perché mi hanno detto che erano solo tre. E noi ci vediamo. Ciao!